Il Circolo WISP Vivi Città ha presentato un ricco e variegato programma che vedrà i volontari e gli associati protagonisti di un'emozionante stagione. Ai nostri microfoni illustra le iniziative il presidente Giuseppe Faina. Il programma del 2016 del Circolo si può sintetizzare in tre termini: alimentazione, cultura, movimento. È un po' un filo logico che lega un po' tutte le nostre attività. E sono questi elementi sono alla base di una di stili di vita sani che tentano a raggiungere un benessere psicofisico e comunque lo star bene, che è poi l'elemento fondamentale di un welfare. Quindi in questo noi ci sentiamo anche partecipi e responsabili di svolgere un'azione sociale che del resto le associazioni dovrebbero comunque svolgere. Entrando brevemente nel dettaglio, parlando di movimento, ovviamente il nostro circolo è affiliato all'Unione Italiana Sport per Tutti, che è un ente di promozione sportiva, quindi nelle nostre attività rientrano molte attività motorie che vanno dallo yoga alla ginnastica dolce, che sono soprattutto più che discipline sportive in senso stretto, è un modo proprio di muoversi. Riguardo poi all'alimentazione e comunque agli stili di vita salutari, abbiamo diverse iniziative anche in questo, per cui incontri sull'alimentazione, sulla cucina di un certo tipo, e anche alcuni corsi che riguardano proprio l'uso di alimenti in modo anche originale per variare la propria alimentazione e stare bene in senso più ampio. E poi la cultura, che ovviamente è un compendio molto importante che riguarda lo stare, appunto, il benessere e una buona qualità della vita. Per cui sono numerosissime le nostre proposte culturali, che vanno poi dagli interessi per la musica, per il cinema, le gite, le visite guidate e quant'altro. Il tutto rientra in un quadro di socializzazione, cioè lo stare insieme. E lo stare insieme condividendo esperienze. E questo è anche molto importante, soprattutto poi considerato che la nostra utenza è in buona parte, non diciamo anziana, ma di una certa età, in cui possono esistere anche alcuni problemi di solitudine, e questo aiuta molto e su questo ci sentiamo anche orgogliosi di poter agire. Ora, tutta l'attività del circolo è rivolta a tutti indistintamente. Infatti abbiamo alcune attività come i corsi di musica che si rivolgono soprattutto a bambini e adolescenti. Per quanto riguarda poi i corsi, le gite, le attività culturali in genere, sono rivolte un po' a tutta la cittadinanza, quindi sono fasce di età, per tutte le fasce di età. Alcune attività più specifiche invece che riguardano proprio la nostra attività pomeridiana sono rivolte principalmente alle persone anziane, che hanno la possibilità e hanno anche l'opportunità di ritrovarsi nel nostro centro per giochi, per feste, per diversi momenti anche di incontro. Il circolo si trova in via Berardo Maggi al numero 9. Via Berardo Maggi è una traversale di via Solferino, e quindi è abbastanza vicino al centro, abbastanza comodo da trovare. Il recapito telefonico è 030 47 191, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19. Siamo presenti anche, abbiamo una pagina Facebook sulla quale si possono trovare un po' tutte le informazioni. L'invito a partecipare, noi siamo qui, noi la nostra funzione è proprio quella di renderci utili e cercare di lavorare sempre al meglio. Quindi, grazie.